Buongiorno, sono Cecilia. Vorrei tornare molto dietro come ho cominciato a studiare canto. Sentivo questa voce dei cantanti lirici del passato. Ah, che bella! Voce, voce, vorrei cantare così. Allora, per cantare opera lirica, soprattutto opera lirica, sul fiato, dicono questo, il fiato. Allora, il fiato in giapponese, iki. Il fiato è senza pensare noi. Prendiamo fiato, poi dopo parliamo, no? Canto per avere quella voce, cantare al teatro, bisogna avere tecnica, no? Allora, parlo del fiato, prendiamo, non pensare tanto. Respiriamo. Quando prendiamo fiato, pensiamo qualcosa che vi piace. Questo pensiero è continua, sempre continua. Solo questo pensare. Non pensare per fare qualcosa difficile, no, solo concentrare di prendere fiato. Quando facciamo questo, prendo fiato, no? Subito arriva nostro mente. Che qualche cosa che piace. Per esempio, io ho pensato adesso un attimo al mare, quella immagine. Questo pensiero positivo sempre, sempre e sempre. Non pensare di fare la cosa difficile. Questa prima di tutto, principio. Questo che mano a mano aumenta. Gran sorriso, pensare qualcosa che piace per gioire. Prendiamo fiato. Con la bocca, con la bocca, non naso, non col naso. Provate a fare due modi, col naso, con la bocca, bocca semichiusa. Quale meglio naturale? Scientificamente un po' bocca aperta, butta aria così, muscolo scioglie, si scioglie, diventa morbida. Fate questo tante volte, questo inizio di studiare canto. Sorriso, piccolo sorriso, sempre. Naso, fate prendere fiato col naso e diventa rigido. Per me diventa rigido. Io faccio tutti e due, inizio 2 secondi e poi dopo apro la bocca un po'. Osservate quando andate al mare oppure in montagna oppure soffiare davanti pieno di candela sopra la torta. Come fate? Io senza pensare, no? Però io non penso che
prendiamo col naso, perché aria, butta aria dove? Dalla bocca, no? Questo per me è più naturale. Col naso e poi buttiamo aria. Non lo so, questo vedete voi. Provate fate esperimento. Quale è più naturale possibile? Quando anche che noia, che stress, no? Qualcosa, e cosa fate? Oppure persone che non capiscono quante volte e dico una cosa, e cosa facciamo noi? Per me un po' innaturale. Quindi, prima cosa per cantare, per esprimere, anche raccontare, anche leggere libro o lettera. Prendiamo fiato, deve essere molto positiva, solare e fantasticare immagino bello. Bello e bella, siamo belli per esprimere ciò. Siamo belli, cantare, cantiamo, suoniamo qualcosa. Questa prima di tutto. E quindi provate, prendiamo fiato. Vi faccio adesso, vi sto mostrando, quindi faccio un po' di rumore. Prima fate col rumore per renderci conto. Poi meno rumore. Provate questo, la partenza per essere vivi, di fare quello che possiamo fare delle cose belle. Ciao, alla prossima. Grazie dell'ascolto. Grazie sempre che mi seguite. Ciao, arrivederci.